Allegro, noi ci siamo già conosciuti la settimana scorsa quando abbiamo avuto ospite Nicky Luciani, il cantante dei Cugini di Calex, voce dei Cugini di Campagna. Avevamo detto che ci saremmo rivisti ancora una volta questa sera ed eccoci qua, eccoci pronti per dare inizio a questo spettacolo, uno spettacolo diciamo sì di musica, dove si intervalleranno tanti giovani talenti provenienti un po' dal circuito provinciale quasi di Agrigento. Ovviamente il premio, quello che lo contraddistingue, il premio, perché non consiste nel ricevere semplicemente una coppa, una medaglia, una targa, ma ovviamente il vincitore di questa sera accederà per diritto ad una trasmissione televisiva che andrà in onda sulla 4, sarà una mia produzione televisiva che inizierà a novembre, quindi verrà a Roma a registrare a novembre, mentre voi potete vedere queste puntate ogni domenica pomeriggio, tranquillamente seduti a casa. Bene, io intanto prima di iniziare vorrei fare un grande applauso agli organizzatori che sono l'assessore Giuseppe Peruzza e il sindaco Caterina Scalia, i quali, facciamo questo applauso di ringraziamento a loro, i quali diciamo che stanno lavorando parecchio affinché la gente intanto rimanga qui a Montallegro e che ogni sera vengano allietati di uno spettacolo diverso. Io ho avuto possibilità di leggere il programma, ho visto che è abbastanza nutrito, abbastanza completo, ma soprattutto anche come dire intervallato giorno dopo giorno da grandi spettacoli. Io la volta scorsa avevo chiesto se eravate più le donne o più gli uomini, vi ricordate? Facciamo lo stesso esperimento stasera, voglio sapere se siete più gli uomini o le donne. Al mio tre un urlo solo le donne, 1, 2, 3. Siete tutte donne, eh? Avete lasciato tutte a casa, vediamo gli uomini, sarete presenti pure voi, al mio tre un grande urlo, 1, 2, 3! Eh sì, ci siete veramente in tanti. Io mi sono documentato anche su Montallegro e mi dicevano che qui sforna questo paese tanti cantanti, tra l'altro in giuria c'è un grande amico mio, Stefano, che ogni anno segue uno spettacolo chiamato Imatusa, no? Chiamato Imatusa, quindi diciamo che gli artisti qua ci sono qui a Montallegro. E appunto proprio lui mi diceva che ci sono tanti cantanti. Io stasera voglio un po' mettervi un po' alla prova. Se io dico per esempio volare, cantare, sembrava l'ambulanza, però ci sono, no? Vediamo se conoscete questa. Nel continente nero le conoscono tutte. Vediamo, questa è un po' più difficile. Voglio andare a vivere in campagna. Scambiatevi un segno di pace. Sempre a messa. E se io per esempio dico vengo anch'io, adesso gli uomini assieme a me diranno vengo anch'io, le donne rispondono vengo anch'io, le donne, attenzione, gli uomini con me, 1, 2, 3, vengo anch'io, solo uno viene, tutti, 1, 2, 3, vengo anch'io. Adesso un ragazzino viene da solo, ma dai, dai, dove siete? Vediamo, proviamo a cantarla questa canzone e vediamo cosa riusciamo a fare. Mi raccomando, gli uomini vengo anch'io, le donne rispondono? Non rispondono più. Siamoci, siamo ok, perfetto. Allora, 1, 2, 3, iniziamo, mi raccomando, assieme a voi. Si potrebbe andare tutti quando non so comunale, vengo anch'io, bravi, per vedere come fanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, attenzione, e vedere di nascosto l'effetto che fa, vengo anch'io. No, tu no, vengo anch'io. Ma perché? Bravi, stiva le mani. E chi non batte le mani, muore domani. Tutti adesso, eh. Si potrebbe andare tutti quando ora che è primavera, vengo anch'io. Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e stupire che va sempre a finire che piove, attenzione, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Ma perché? E su con le mani, e chi non batte le mani non farà l'amore fino al 2022.
Ragazzini, state calmi voi, state calmi. Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, dove ognuno si è già pronto a tagliarsi una mano. Un bel mondo solo con l'odio ma senza l'amore. Attenzione, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Ma perché? Bravi, bravi, fatevi un applauso voi stessi. Bravo il signore col berretto, si stava spaccando le tonsille, però ce la faceva, gridava, vengo anch'io, non di no. Ovviamente voi vedete qua sopra che c'è un numero di telefono, vedete? Voi potete tranquillamente interferire con noi, potete mandare sms oppure su WhatsApp. Queste due belle ragazze, che io adesso ve le presento, quindi Ambra, come andiamo? Bene. Tu invece chi sei? Alice. Ambra e Alice sono le ragazze che riceveranno i vostri messaggi, i vostri sms. Quindi voi inviate dei commenti su chi canta, ma state attenti, non inviate con i soprannomi, con nomignoli un po' particolari, perché quelli non vengono letti. Voi avete un microfono, avete anche l'elenco dei giurati. Chi sono questi giurati? Aspetta che forse spendo questo qua. Eccoci qua, provalo, prova, fai prova. Eccolo, allora vediamo chi sono questi giurati. Allora, i giurati sono Francesco Scalia, architetto, Giusy Romano, impiegata, Andrea Iati, insegnante, Sara Chianetta, soprano, Giuseppe Longo, insegnante di musica, Piazza Antonino, insegnante di musica, Salvina Cottone, insegnante di lettere, Stefano Tesè, pianista, Stefano Di Dio, impiegato e musicista. Bene, dobbiamo poi anche dire che fate un applauso alla giuria, che Giuseppe Longo ovviamente è il presidente dei giurati, quindi loro vedranno esibire questi cantanti e dopodiché esprimeranno il loro voto. Ci sono delle targhe, andranno conferite ai vincitori e se il fonico mi prepara uno stacchetto musicale, ne facciamo uno per tutti, ce l'avete pronto? Uno stacchetto per tutti e con il vostro applauso presentiamo il primo cantante di questa gara, apriamo con il gentil sesso, lei si chiama Flora D'Alfio! Uno stacchetto qualsiasi? Ecco, dov'è? Dov'è Flora? Eccola! Eccola qua, vai! Ah, da Leo? Eccola qua, rifacciamo l'applauso a Flora! Flora, forse... Ciao, forse ho scambiato il cognome? Allora, diciamolo, come ti chiami? Il mio cognome è Flora D'Aleo. Non da lontanare, vieni Flora. Allora, parliamo un po' di te, così brevemente diciamo da dove canto provieni. Canto per sport, sì. Mi piace, non faccio scuola di canto. Sì. Da quanto tempo? Ci hanno portato amici. Da quanto tempo tu canti? Quasi 6 anni. Quasi 6 anni. Mi piace fare karaoke. Sei appassionata della musica quale? Sì. Diciamo quella degli anni 60, 70, quella attuale? Anche quella attuale. Anche quella, quindi prevalentemente... Mi piace l'Amoroso, mi piace la Pausini, mi piace Biagio Antonacci. Sì. Mi piacciono un po' tutti. Mm-hmm. Allora, Flora, tu stasera ti esibisci con quale canzone? Con Anna Tatangelo, Va da lei. Canta Flora D'Angelo, no. Da Leo. Ma l'ho scritto D'Alfio, da Leo. Quando mi parli così, sono mesi che mi tratti male, le tue parole sono lame dentro me, fanno più male di un dolore senza fine, quando la fine non c'è. Ma io non voglio vederti parlare di notte al telefono e sentirti dire sottovoce, lei non è niente per me. Vorrei farti trovare al posto mio, farti
provare quel che sento io. Questa volta non serve una scusa, non devi nasconderti. Io non voglio a casa il suo profumo, lascialo pure dove. Se l'ha vinto quel che ho perso io, è inutile fermarti, amore mio. Ti dispiace di lasciarle qua, puoi farle una sorpresa. Dopo cena puoi dormire là, nella valigia ho messo tutte le tue cose, con le lacrime che ho regalato a te. Ormai non voglio aspettare la mia fine, ma la fine non c'è. Va, va da lei. Io non voglio vederti parlare di notte al telefono e sentirti dire sottovoce, lei non è niente per me. Vorrei farti trovare al posto mio, farti provare quel che sento io. Mai ho mai pensato un giorno di doverti perdere. Sofia D'Aleo, brava Sofia. Flora, Flora D'Aleo, mamma mia, oggi mi sono sbagliato tutti, ma no, sì, tutte e due. Allora, vabbè, com'è andata? Diamo un tuo parere. È brava, l'importante è quello, facciamo l'applauso a Flora, Flora D'Aleo. Ovviamente dobbiamo ricordare anche che per quanto riguarda, noi abbiamo fatto delle categorie, ci sono cantanti che hanno un'età molto giovane, cantanti che sono un po' più grandicelli, e quindi abbiamo un po' fatto un'unica selezione, perché l'assessore Piruzza, tra i tanti lavori, insomma, per quanto riguardano i lavori che dicevo sull'estate montalegrese, ha cercato di reclutare solo le prime chiamate che sono state effettuate, chiamando appunto il comune per iscriversi a questa gara canora, quindi non abbiamo fatto selezioni. Ma noi andiamo avanti, andiamo a presentare la seconda componente di questa gara. Lei si chiama Sofia Catinella, vai con lo stacchetto, eccola qua. Wow Sofia, togliamola questa, togliamola Ambra. Sofia, tu sei più giovane della prima cantante, da quanto tempo canti? Da 5 mesi, veramente? Come mai? Hai qualche familiare che ti ha indotto un po', ti ha spinta a cantare, a farla cantante, oppure è stata così una passione tua per caso? La sentiamo la ragazza, la mamma, perché la mamma? Cioè, prima facevo ballo e non volevo cantare, però mia mamma si è accorta che avevo la passione per cantare e mi ha portato a scuola di canto. Vediamo se la mamma ha ragione. Quale canzone canti? Arrogante. Arrogante, canta Sofia Catinella. Stop.
non vuoi scherzare, io sopra di te, tu sopra di me. Ehi, come Mona Lisa, ma con la mia camicia, mi ricordo la tua amica, sembra una calamita. Rilascia la cintura che entriamo nella mia vita, ti porto a casa dopo che ti è servita. Dai, vieni più vicino, si muove quel bacino, la mano tra i capelli. Dai, vieni più vicino, sul collo tuo respiro, la mano tra i capelli, ma l'altra dove va? E lo so, la bocca aperta a dire ma il cuore no. E sono un arrogante e non mi importa se non sei più dalla mia parte. Non è importante, sono un arrogante. Tutte le volte che dico e t'ho messo da parte. Non è importante, balla lentamente oh eh oh. Sofia, Sofia Catinella, diciamo che quest'estate stiamo un po' girando in lungo e in largo a cercare di reclutare questi giovani cantanti. Stacchiamola. Ok, dicevo che stiamo un po' andando in lungo e in largo. Io ci siamo visti la settimana scorsa dove? Sì, a Montedoro. A Montedoro, ti ho presentata lì, ma tu provieni da? Castrofilippo. Da Castrofilippo, bene, che dire, brava Sofia. Grazie. Ci vediamo più tardi, ciao. Il nostro presidente della giuria, assolutamente, a meno che poi lo fate anche alla fine, potreste farlo alla fine, va bene, d'accordo, sì, la giuria mi dice che ogni volta che si esibisce una persona dovrà perdere qualche minutino di tempo appunto per dare possibilità di fare questi conteggi e io ne approfitto per parlare con voi perché oggi mentre venivo qua ad Agrigento ho visto che c'era un matrimonio carino, erano visti, erano davanti alla chiesa, ho visto un signore che aveva almeno 80 anni, aveva la stampella e teneva abbracciato alla moglie. La moglie era con l'altra stampella e teneva abbracciato al marito. Io fra me mi chiedevo, dico, o si vogliono veramente bene questi oppure si tengono, se no cascono, cadono per terra. E mi veniva in mente subito una coppia che è nata nel paese dove anche sono nato io, anche se non ci vivo, io sono in provincia di Agrigento, di San Biagio Platani, sono nato un paese qua vicino. E mi ricordava una coppia come se, sicuramente ci sarà anche qui a Montallegro, in tanti paesi qua vicini, dello zio Turillo e la zia Peppina. Ci sono una coppia qua a Montallegro che si chiamano Turillo e Peppina, a voglia, quanto ce n'è, no? Un giorno questo zio Turillo e la zia Peppina decidono di festeggiare 60 anni di matrimonio, ma l'idea più particolare qual è stata? Quella di andare nello stesso posto dove hanno consumato la cena e eventualmente nello stesso posto, nello stesso letto, nella stessa stanza più che letto dove hanno consumato la loro prima notte di nozze. Allora la zia Peppina ci fa lo zio Turillo: Turì, amma festeggiare 60 anni di matrimonio, e decidono di andare a mangiare. Quando mangiano, lo zio Turillo mangia lo brodino e la zia Peppina la carne. Poi lo zio Turillo mangia la carne e la zia Peppina lo brodino. Perché? Perché avevano una sola dentiera, quindi se la sono scambiata per la carne. Finiscono di mangiare e se ne vanno a dormire. La zia Peppina ci fa: Turì, ti ricordi che io venivo in la stanzetta, mi va a cangiare la sottana e tu mi aspettava tu corcato? Lo zio Turillo: Pepe, venga ma non mescio e ora mi sta a corcare. No, amma fare tutte cose con butanno, tutte cose precise. E all'estero ti va a cangiare la sottana. Lo zio Turillo rimane a letto, la zia Peppina si porta tre sottovesti, verde, bianco e rosso, colore dell'Italia. Allora, fra sé stessa dice la zia Peppina: mi metto la sottana bianca, no, ormai bianca, a che fare a ridere che poi tu mi sputti. Mi metto la sottana verde,
verde significa speranza. Cosa? Cosa? Lo sei, Torino. Peppe, vedi che mi ha domicilio. Tori, sempre prescia una di queste cose, tu, sempre prescia. Mi metto la sottana russa. Russa no, che è segno di fuoco. Mi scanto la scatolina di sbamba, no, me li metto. Tore, Peppe, vedi che mi ha domicilio. Visto che Torino vi prescia, ci faccio una sorpresa. Ci vai nuda, senza sottana. Voglio vedere la faccia di Torino. Apri la zappina la porta, tutta nuda, senza sottoveste. Pare gamba. Che sogno, Tori! Lo sei, Torino, la guarda. E che razza di sottana ti mettisti? Questa qua è la sottana che mi fece i miei madri. Lo sei, Torino, si mette gli occhiali, la guarda, dice. Ah, ce l'hai fatto dare una sterata prima. Ebbene, bene, auguriamo che ci si possa davvero arrivare a questa età di un sottomiglio alza pepina per festeggiare quest'anno di matrimonio. E noi andiamo avanti, andiamo a presentare un altro cantante, stavolta proviene da Montallegro e si chiama Antonio Tortorici. Ricordiamo lo stacchetto Fonici, sempre presente. Antonio Tortorici, con il vostro applauso. Antonio. Ciao Antonio, ecco, ti sei portato appresso. Prepariamo però lo stacchetto, pronti? Non c'è bisogno che ve lo dica, quando presento il cantante lo facciamo partire. Sì, Antonio, come stai? Non è il telefono, non si dice pronto. Come va? Bene, bene. Parliamo col microfono. Bene, bene. Allora, tu sei uno di quelli che canta sempre, mi diceva qualcuno, no? Quando ci sono feste, animazioni, ti presenti sempre e fai sentire la tua voce. Ho iniziato a cantare con Stefano di Dio. Ringrazio a lui perché salgo in questo parco grazie a questi impegni che ha messo, certo, lui e anche noi. E con questo spero di fare una bella prova per tutti e fare divertire questo meraviglioso pubblico. Tu prevalentemente canti canzoni degli anni 60, no? Sì. Anche stasera hai portato una canzone di Gianni Morandi? Sì, perché questo l'ho cantato del 2017. Fonici, un po' d'attenzione per favore, è partita la base. L'ho contato 2017 e sono stato il vincitore. Ammazza, quanto tempo è passato, che memoria, che memoria. Cosa fai nella vita, Antonio? Facevo il muratore, attendiere, vita dura. Sì, vita dura, sì. Vita dura. Anche mio papà lo era, quindi conosco. Ma l'importante è che c'è la salute. Assolutamente. Tutto il resto venga. So cosa voglia dire fare il muratore. Va bene, la canzone che canti? E di Gianni Morandi In ginocchio da te. La dedica a chi? La dedico a tutto il pubblico qui presente. E in particolare a chi? A mia moglie. Volevo dire questo, che non si chiama Peppina. No. Antonio Tortorici. Tornerò in ginocchio da te, l'altra non è niente per me, ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te. E bacerò le tue mani, amore, negli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amore. Voglio per me le tue carezze, sì, io t'amo più della mia vita.
io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amore. Ritornerò in ginocchio da te, l'altra non è, non è niente per me. Ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te. Sì, io t'amo più della mia vita, io voglio per me le tue carezze. Oh sì, io t'amo più della mia vita. Grazie a voi tutti. Ma che bravo, ma che bravo Antonio Tortorici, che ha dedicato questa canzone in ginocchio da te alla moglie. Adesso voglio vedere come vai da tua moglie in ginocchio, Mi dà un bacetto solo. Un bacetto. Va bene, salutiamo Antonio, simpaticissimo, diamo il microfono alla nostra Ambra. Alice, che dice la gente? Arriva qualche messaggio? Sì, sono arrivati 3 messaggi. Andiamo? Allora, il primo da Anonimo: spero che vincano Vanessa Messina e Sofia Catinella. Non accettiamo raccomandazioni. E un altro messaggio da Elena: sei stata bravissima Sofia, peccato che la musica non sia partita dall'inizio. E terzo messaggio da Michele Porrelli: Biagio sei fantastico, continua così, un bocca al lupo a tutti i partecipanti e un bacio alle veline. Sono sposato io, Va bene, sono questi 3? Perfetto, allora voi continuate a scrivere, le nostre ragazze sono lì pronti a leggere i vostri messaggi, vedete il numero 340-970-1500, risponderanno loro tramite sms oppure tramite whatsapp, quindi continuate a scrivere. Noi siamo pronti per presentare il prossimo candidato di questa gara, è una ragazza, si chiama Samuela Pia Vullo. Stacchetto! Vieni Samuela. Olè, da quanto tempo che ci conosciamo con questa Samuela? Accendiamo il microfono. Trova. Eccolo qua. Allora, Samuela, mamma mia, sei cresciuta. Io ti ho presentato, sì. La prima volta quanti ne avevi? Circa 9, 10. 9, 10. Adesso quanti anni hai? 18. Quindi 8 anni fa. Io ti contraddistingui tu per... Ti contraddistingo perché portavi i capelli abbastanza lunghi, anche stavolta l'hai tagliato un pochettino perché erano ancora molto più lunghi. E sì, io vedo crescere, ragazzi. Io ricordo quando presentai per la prima volta, pensate, i ragazzi del volo, 2 ragazzi, Ignazio Piero Barone e Ignazio Boschetti, che ancora dovevano fare la loro strada, di Loredana Errore di Amici, dalle Magro Dixie Factor, insomma tanti cantanti di Ti lascio una canzone. E poi vedo anche questi ragazzini tra virgolette che crescono sia fisicamente che anche vocalmente, artisticamente. Tu quale canzone hai portato, Samuela? Baby One More Time di Britney Spears. Diciamo da dove vieni? Favara. Da Favara canta Pia Samuela Vullo. Give me a sign.
eyes in you. But you haven't planned it. Oh, pretty baby, there's nothing that I would do. And know you wait outside. Show me I wanna to be. Tell me, baby, cause I want to know. Ottima interpretazione, una canzone abbastanza impegnativa, ma te la sei cavata benissimo. Grazie. Ci vediamo dopo, Samuela Pia, diamo spazio, tempo anche alla giuria di votare. E mentre i cantanti si esibiscono, a me veniva in mente una cosa, che io c'ho un amico che è balbuziente, no? Noi il paese nostro lo chiamiamo Checco, penso anche qua, no? Come lo chiamate? Intanto salutiamo poi la diretta Giuseppe Cinquemani, che ogni giorno riesce a far vedere Mondallegro un po' in tutto il mondo grazie alla diretta. Salutiamoli intanto, facciamo un applauso a tutti quelli che stanno vedendo in questo momento dalle loro case. Io di volta in volta Giuseppe Piruzza mi manda un messaggio, mi dice collegati la sera, e vedo che ci sono tante visualizzazioni e soprattutto tanti vostri compaesani, concittadini che vivono all'estero e che mandano messaggi di saluti a tutti quanti voi. Stavo dicendo, nel paese mio quando uno è balbuziente si chiama Checco. Dite qua pure la stessa cosa, no? Checco, sì o no? Sì, ecco, questo qua volle, la sorte volle che abitasse in via Galileo Galilei. Ogni volta che deve dire dove abita, questo qua poverino si inceppa, perché in via Galileo o Galilei non lo sa dire. Pensate che una sera, mentre stavo tornando a casa, trova un asino morto davanti a casa sua. Allora va dai carabinieri, bussa, i carabinieri, ci prego, che è successo? Dalla mia strada c'è un Checco morto. C'è, che vi è che provvediamo? C'è in via Ngaga. Il carabiniere, per togliere l'imbarazzo, la prima cosa che gli viene in mente, dice via Garibaldi. Dice no, vabbè, niente ci fa. E se ne va. Intanto la puzza si sentiva pure a casa, no? Allora dice, adesso non ci vado più, li chiamo per telefono. Chiama ai carabinieri. Buongiorno, io passeggiavo e da una strada c'è un Checco morto, c'è la puzza. L'interlocutore al telefono dice, che via che provvediamo? C'è via Gaga. L'interlocutore al telefono, pure per togliere l'imbarazzo, il primo paese che gli viene in mente, il primo nome che gli viene in mente, dice via Garibaldi. Dice, no, ci va bene, niente ci fa, e chiude. Intanto si può stare, la puzza si muore, ci vai al re. Vanno a mettere alla caserma, bussa un altro carabiniere,
dan 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 dalla maestrata c c c c c c c c c usce con morto la 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 puzza e carabinieri dice che vi è che provvediamo c'è biancaga cigagangaga il primo nome che gli viene in mente a quell'altro dice, via Garibaldi c'è no c'è a niente ci fa niente ci fa dopo tre ore tutto stanco sudato bagnato che barcollava non poteva nemmeno camminare va alla caserma dei carabinieri non aveva nemmeno la forza per citofonare bussa si affacciano i carabinieri dice, dan da da dan dan dalla maestrata c'è un cieco morto che vi è che provvediamo c'è via gaga 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 uno fa via Garibaldi sì bravo dopo però per portarci il lume mi scassavo tutto. Ebbene, una signora ha ridato, signora, ha preso l'uscecco, lo portato via Garibaldi. Allora, andiamo avanti, andiamo a presentare un altro cantante per quanto riguarda così la categoria, questa scuderia dei Matusa, proviene anche lui da Montallegro, mi raccomando lo stacchetto carifonici e presentiamo a Vincenzo Spataro. Abbassa il volume di questo stacchetto. Eccolo qua, Vincenzo. Attenzione, attenzione Vincenzo. Come stai? Allora, diamo un microfono a Vincenzo. Vieni, vieni. Ok, stacchiamolo adesso. Eccoci qua. Bel pubblico, tuoi concittadini per lo più, no? Vediamo, fate un applauso, sono quelli di Montallegro, applauso i montallegresi. È una grande prevalenza di tuoi concittadini. Cosa fai nella vita, Vincenzo? Adesso, cosa facevi prima? Prima ho fatto 40 anni di muratore. Con la stessa ditta dell'altro? No, ognuno per conto proprio. Io per fattibilità. Tu con lui non ci vuoi avere a che fare. 30 anni circa alla regione. Alla regione? Cioè. Ho capito. Le case ricostruite un po'? Io ero impiegato al Interpellotto Siciliano. Ho capito, però non essere triste, dai, essere bello, bello veloce. Poi immagino tu come sarai poi il 2 novembre. Cioè, essere allegro anche oggi, dai. Dai, tento. Sei un po' emozionato. Facciamo un applauso, dai, se in effetti è un po' emozionato, facciamo un applauso a Vincenzo, Vincenzo Spataro. Tu canti anche canzoni che appartengono un po' alla categoria degli anni 60, no? Ma io... Via Garibaldi? Ho capito che c'era... il Matusa che era da 12-13 anni siccome mi dedicavo alla famiglia e al lavoro io non lo sapevo per cui 2 anni fa ho scoperto che c'era questo Matusa e te l'ha detto secondo me fatto... Antonio Tortorici sì. Vero? Sì, esatto. Corbacchioni ma uscite assieme con Antonio voi? Sì e quando camminate e cantate sempre, che fate Antonio? Sempre insieme. Quando camminate tu gli dici a lui in ginocchio da te, a lui no. 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 Ognuno la sua canzone, guai. La possiamo cantare insieme. La potreste cantare però, insieme. Tu invece tu sei innamorato di Littrettoni, vero? Ma guardi, io posso cantare canzoni di altri cantanti. Una ce ne basta. Una stasera. Quale canzone canti? Io stasera mi pento. Stasera di essere salito qua sopra? Com'è? No. Stasera ti penti di cosa? Ma dai Vincenzo, stiamo scherzando, sei troppo simpatico. Stasera mi pento, stasera canta Littrettoni, no? Littrettoni. Esatto. Facciamo un applauso a Vincenzo Spataro. Grazie. Stasera mi pento con tutto il cuore e pago lo sbaglio di averti lasciato. In cambio di quello che ho perso mi resta soltanto il rimorso. L'amore fiorisce una volta e mai più.
ama di vita ogni cosa che ha. Un giorno da sola hai pianto per noi, ed anche per me è quel giorno che sento quel freddo intorno, e solo col fuoco la mossa ne andrà. Stasera mi vento con tutto il cuore, stasera ti prego torna da me. E come una piccola goccia consuma la pietra più dura, stasera il mio pianto consuma il mio cuore. Che per me è quel giorno che sento quel freddo intorno, e solo col fuoco la morte ne andrà. Stasera mi metto con tutto il cuore, stasera ti prego torna da me. E come una piccola goccia consuma la pietra più dura, stasera il tuo pianto consuma il mio cuore. Stasera mi pento con tutto il cuore. Vincenzo Spataro, stasera mi pento. L'hai dedicata a qualcuno questa canzone? E miei vide, tutti i cittadini, sono tutti amici, anche perché l'ambiente è piccolo e quindi ci vogliono bene da una parte all'altra. Quindi l'abbiamo dedicata a tutti, mentre tu l'hai dedicato alla moglie. Mi dispiace. Vabbè. Mi dispiace. Mia moglie purtroppo. Vabbè, questo dispiace pure a noi, però appunto le dedichiamo agli altri. Io una volta ho dedicato una canzone a mia moglie che si intitolava 10 ragazze per me possono bastare. Sì, e mia moglie poi mi ha dedicato Uomini soli dei Pooh. Ciao Vincenzo, ci vediamo dopo. Ambra, abbiamo Alice, abbiamo qualcosa? Accendiamo il microfono. Sì, eccolo. Pronto? Sì, abbiamo tantissimi messaggi che arrivano. Allora, il primo è: Samuela, sei davvero un artista. Forza Annalisa, sei bravissima, in bocca al lupo. Vincenzo Bullo scrive: mi piace. Luisa scrive: Biagio, sei fantastico, in bocca al lupo a tutti i partecipanti, grazie per questo splendido spettacolo. E ancora, Anonimo, Annalisa, sei bravissima, la tua voce è profonda, un bacio e un bocca al lupo. Jonathan scrive: Tortorici è stato carismatico e simpatico. Ancora una volta Anonimo: forza Samuela, hai fatto una bellissima esibizione, sei fortissima. Leonardo Todaro scrive: buonasera a tutti, un saluto a tutti i montallegresi. Ho lasciato il paese sabato mattina e ho seguito un po' di prove dei concorrenti. Spero che vinca mio padre, Vito Tortorici. Sì, si è esibito. Vito Todaro, scusa. Antonio Tortorici, Antonio. Sì, sei tu. Vito Todaro. Ah, Todaro, vabbè. Todaro. Va bene, abbiamo finito. Allora, voi continuate con i vostri messaggi, noi andiamo avanti con il nostro normale programma, andiamo a presentare anch'essa una signora di qua, di Montallegro, che canta sempre le canzoni per quanto riguarda la categoria dei Matusa. Lei si chiama Maria Marrella. Vabbè. Ciao Maria, chiama il microfono, ci pensa, non ti preoccupare Maria. Wow, che bell'abito che hai. Grazie.
Mi parla soltanto la zia Pippina, no scherzo. Scherzo, perché il colore rosso, solo per il colore. Maria, 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 io a te ti conosco. Maria, dove ci siamo visti? No, nel presepe. No, non c'entra, non c'entra. Un'altra Maria, quella è l'altra Maria. Quella è un'altra Maria. Allora, io non ero qua a Natale. A parte gli scherzi, no, perché c'è Maria con Giuseppe nel presepe, in questo senso. Allora Maria, parliamo un po' di te. Da quanto tempo canti? 10 anni. Mm-hmm. Ti basi a cantare sempre canzoni degli anni 60 o spazi sì, un po'? Sì. E chi è la tua cantante, il tuo cantante preferito chi è? Allora, mi piace tanto Mia Martini, è un po' faccia musica. Sì. Più Mia Martini e Mina. Beh, tu vivi qua a Montallegro? No. Sei in vacanza a Montallegro. Dove vivi in realtà? A Monza. A Monza. Bene, cosa vogliamo dire a questo pubblico che ritrovi tu ogni anno qui in estate? Che sono contentissima di partecipare ogni anno perché mi diverto tantissimo e spero brava. Di farvi divertire anche a voi. Brava, brava Maria. La canzone che ci vuoi ascoltare questa sera? Ancora, ancora di Mina. Bella canzone, canta Maria Marrella. Se vuoi andare ti capisco, se mi lascio ti tradisco, sì. Ma se dormo sul tuo petto, di amarti io non smetto, no. Stupendo sei in amore, sensuale sul mio cuore, sì. Se poi strappo un tuo lamento, è importante questo mio momento, perché io ti chiedo ancora, il tuo corpo ancora, le tue braccia ancora, di abbracciarmi ancora, di amarmi ancora, di pigliarmi ancora, fammi morire ancora, perché ti amo ancora. La tua mente quando ama completamente, sì, con le sue percezioni metti a punto le mie inclinazioni, perché io ti chiedo ancora, la tua bocca ancora, le tue mani ancora, sul mio collo ancora. Thank you.
Maria Marrella. Grazie, grazie. Maria, io immagino che tu a Monza canti pure, no? Perché? No, allora, io devo dire una cosa. A Montallegro qualcuno mi ha detto che io come professione faccio la cantante. Chi è stato? Chi è stato? Vogliamo sapere chi è stato. Io, dopo un anno di non aver cantato, infatti la mia voce non è quella. Perché quando io vengo d'estate, Stefano ci fa provare per un mese e la mia voce è stata molto migliore di questa sera. No, ma è andata bene. Io penso di no. No, per me è andata bene. Dai, facciamo un applauso a Maria, è modesta. Comunque, è andata grazie, benissimo. È andata benissimo, Maria, fatelo dire da me. Complimenti. Grazie. Ci vediamo dopo. Bene, io in ogni paese che vado porto sempre un ricordo facendo qualche fotografia, perché questo qua sì, qualcuno lo usa anche per telefonare, no? Ma fa pure fotografie. Pensate che un mio amico si è fidanzato tramite Facebook e si è lasciato con WhatsApp, non si sono mai visti. Allora, mani in aria, tutti quanti le mani in aria, mani in aria. Facciamo un self record, abbassate le mani che l'ondata di ascella è arrivato fino qua sopra. Allora, prego, continuate voi a scrivere i vostri messaggi, ma io invece volevo sapere quanti ragazzini, quanti bambini ci sono qui. Al mio tre fate l'urlo, uno, due, tre. Ce ne siete un bel po'. Pensate, lunedì mattina la maestra, rientrata a scuola, chiedeva sempre ai ragazzi: bambini, ieri era domenica, cosa avete mangiato? E i bambini dicevano: io ho mangiato lasagne, pasta al forno, tortellini, rigatoni. E tu, un ragazzino, diceva sempre: e mangiavo tutti i rumi. E allora si mettevano tutti a ridere. Prossimo lunedì: bambini, ieri era domenica, cosa avete mangiato? Rigatoni, tortellini, pasta mare monti, la lasagne, risotto alla marinara. E tu, arrete i rumi. E tutta la classe sempre a ridere. Prossimo lunedì: bambini, ieri era domenica, cosa avete mangiato? Pasta alla lasagna, rigatoni, la marinara, spaghetti alle vongole. E tu, sempre dei rumi. E i bambini, tutta la classe si metteva a ridere. Mentre il ragazzino mangiava la domenica a casa, fa la mamma, dice: vedi mamma, domani la maestra chiede a tutta la classe cosa avete mangiato. Chi gli dice pasta al forno, tortellini, rigatoni. Appena io dico tieni rumi, tutta la classe si mette a ridere. La maestra ha detto: allora tu dici che hai mangiato caviale. Dice: che cos'è il caviale, mammi? Dice: non ti preoccupare, la maestra lo sa. Tu appena chiede cosa avete mangiato, tu dirai caviale. Lunedì: bambini, ieri era domenica, cosa avete mangiato? La lasagna, i tortellini, i rigatoni, pasta mare e mondi, spaghetti allo scoglio, pasta alla marinara. E tu? Tutti pronti per ridere? Il ragazzino dice: e io ho mangiato caviale. La maestra: hai mangiato caviale? Sì, ho mangiato caviale. Bravo, dice: quanto ne hai mangiato? Due mazzi. Andiamo avanti, abbiamo perso tempo sempre per la giuria, ma andiamo a presentare la prossima cantante. Si chiama Arianna Giancontieri. Ciao Arianna, come stai? Diamo il microfono a questa bellissima ragazzina, che tra l'altro penso che sia la ragazza che ha fatto più strada per venire qua a Montallegro, perché tu provieni da dove? Castelvetrano, provincia di Trapani. Da Castelvetrano, quindi da quanto tempo canti tu? Da quasi 4 anni. 4 anni, e quanti anni hai? 11 anni. Sei da Castelvetrano, canti pure, no? Sì, a volte che fanno dei concorsi. Ma vai solo a Castelvetrano, vedo che un po' giri, no? Perché ormai sì, siete tutti pronti, bravi e belli a fare... diciamo questo circuito, a partecipare un po' dappertutto. Tu maggiormente quali canzoni canti? Le mie preferite, sì. Canto anche quelle, però le mie preferite sono quelle un po' vecchiotte. Tipo quella che ha cantato il signor Tortorici, quelle che ha cantato il signor Spataro, Sì, anni 60. Anni 60, non hai visto? Però è bello trovare poi una ragazzina che faccia ricordare le canzoni degli anni 60. Stasera tu hai portato anche una canzone degli anni 60, quale? Volare. Volare di Domenico Modugno, mamma mia che bella. Quindi con il vostro applauso accogliamo Arianna Giancontieri, Volare. Grazie. Così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
all'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Di stare qua giù e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Di stare qua giù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Giancottieri, che proviene da Castelvetrano, buona accoglienza diciamo da parte del pubblico, contenta. Tu grazie. Non eri mai venuta qui a Montallegro, no? No. Caro sindaco assessore Peruzza, poi hai visto quanta gente poi alla fine viene anche per altri motivi a visitare Montallegro. L'accoglienza è stata bella. Sì. Tu da quanto, cioè non da quanto tempo canti, l'abbiamo detto, tu come dire, canti maggiormente queste canzoni o più quelli attuali? O tanto quanto? No, io canto, cioè anche quelli di ora, però quelli degli anni 60. Degli anni 60. Ma la mia domanda era, perché? C'è qualcuno a casa che ti dice di cantare queste canzoni? Li senti cantare a qualcuno? Chi canta a casa tua? No, perché mi piace. Ah, però è una questione di gusto, no? No, perché sono le canzoni che... Intramontabili. Sì, che non ci possono superare mai. Brava, è vero. Facciamo un altro applauso ad Arianna. Grazie. Arianna Giancontieri. Eh sì, molte canzoni degli anni passati dicono poi il vero. Voi vi ricordate per esempio la canzone, quando la sento, di Baglioni, che dice seguire il tuo profilo con un dito. Già sapeva che con i telefonini, con i tablet uno avrebbe dovuto fare poi seguire il profilo, no? Allora, andiamo a presentare il prossimo sfidante di questa gara. Lui proviene, vostro conterraneo, ma abita fuori, 6 mesi qua e 6 mesi là, come mi diceva. Si chiama Angelo Lazzari. Ciao Angelo, stiamo facendo veramente il presidio per stasera, abbiamo visto Maria, Angelo, Giuseppe, eh? Chi manca? I remaggi, mancano i remaggi. I remaggi. Allora, parliamo un po' di Angelo, cosa fai nella vita? Sono un ex imprenditore di materassi, eh. Ho mollato tutto e tutti e sono venuto a vivere a Montallegro 6 mesi all'anno e 6 mesi vivo a Como, quindi dopo, senza vantarmi, ho girato il mondo, ma ho comprato la casa a Montallegro e sono felicissimo di essere qua.
questo paese mi ha accolto benissimo, sono contento, un mare così, una pace, una serenità è quello che cercavo e ho trovato questo, quindi sono tu benissimo. Vivi 6 mesi qua e 6 mesi là, sì, no? Da aprile a ottobre vivo a Montalegre e da novembre in poi un po' a Como, un po' a Girovago. Come mai? Perché ho smesso di lavorare, ho ceduto l'attività e quindi me la godo, ho seminato, adesso la colgo. Certo, assolutamente. Mi piace cantare, le canzoni anche un po' antiche. Stasera voglio cantare una canzone come omaggio a Frank Sinatra, perché è nato, forse tutti non lo sanno, è nato vicino a Agrigento, almeno suo papà, è di origine quindi siciliane, e quindi questa canzone è My Way, io canto la versione italiana di Pepe Augusto, la dedico appunto a questo Frank Sinatra e a tutti gli amici che mi conoscono. Bene, allora My Way di Frank Sinatra, Angelo Lazzari. E qui mi chiamano Jonathan, però. Mi perché? Come Jonathan, perché sono uno spirito libero e perché faccio una vita da gabbiano. Allora qui a Montalegro sono Jonathan il gabbiano. Qui ripresentiamo allora. E a Montalegro anche per voi con My Way di Frank Sinatra, Jonathan. Grazie. Stare qui, se la platea è già deserta, è vero, è piena, perché che cerco mai, che voglio mai più del successo, perché se in fondo io non ho lottato. E per questo e ormai l'ho scelta già questa mia via. Vorrei come vorrei vederti lì in prima fila così. Almeno tu vedresti che sono cambiato e in me non c'è già più quell'entusiasmo di una volta, ma io ho scelto io questa mia vita. Indietro mai non si va più, io lo vorrei ma non si va, adesso sì è tardi ormai, capisco che tutto sbagliai, perché eri tu, soltanto tu. Questa mia via. Vorrei, come vorrei, vederti lì, in prima fila, così, almeno tu, resti che sono cambiato. In me non c'è già più quell'entusiasmo di una volta, ma io l'ho scelta io questa mia via. Indietro mai non si va più, io lo vorrei, ma non si va, adesso sì, è tardi ormai, capisco che tutto sbagliai, perché eri tu, soltanto tu, questa mia
Grazie. Jonathan. Angelo Lazzari, alias Jonathan, com'è andata? Grazie. Bene, penso, decideranno poi loro, però appunto, ho creato anche questa canzone perché rispecchia un po' anche la mia vita, perché nella mia vita ho sempre fatto bene o male quello che ho voluto. Però Angelo, devo dire che nonostante tu vendi materassi ti vedo abbastanza sveglio, cioè mi piace. Bravissimo, bellissimo questa battuta, non me l'avevano mai fatto in 40 anni di questa carriera, bravissimo. Rimani qua un attimo, voglio far salire, vieni. Tortorice e Spataro, tutte e due, come si chiamano, Antonio e Vincenzo, salite pure voi, voglio tutte e tre qua, prepariamole, facciamo le battute, mi prestate queste sedie, facciamo un giochetto, abbiamo eventualmente un sottofondo di valzer, ce l'abbiamo? Anche col karaoke, vedo che qui lanciate delle basi, mettiamo queste quattro sedie disposte qua, vi voglio tutte e tre, perché siete davvero simpatici, il microfono lo lasciamo qua, dove l'altro? Allora facciamo un applauso intanto ai vostri pupilli, i vostri... No, adesso no. E dice, ma che dobbiamo fare, no? Siccome l'assessore Piruzza sta cercando di tutto, no? Per far lasciare contenti i montallegresi, tutti quanti, tutta la gente che affluisce quest'estate qua a Montallegro, mi ha detto, guarda, io ti do tre premi da consegnare, oltre le coppe, oltre le targhe, sono delle consumazioni da consumare al bar, quale? Questo qua, questo senso, sì, sono tre consumazioni da effettuare là. Ovviamente la differenza di una consumazione è, riguarda il prezzo. Per esempio qualcuno ha un aperitivo, l'altro ha magari qualcosa di più e l'altro qualcosa di più ancora. Io questi premi li voglio regalare a voi tre, però differenziamo le premiazioni in base a un gioco che faremo, ok? Angelo, ti siedi qua, Jonathan, vieni. Siediti. Vincenzo si siede qua e Antonio si siede qua, ok? E io mi siedo qua, così mi vedete tutti e tre, va bene? Allora voi dovreste fare, togliamo questo, voi dovreste fare il contrario di quello che faccio io. Io sono alzato e voi siete seduti, no? Se io invece mi siedo, voi cosa fate? Fate il contrario, cioè vi alzate e fatelo. Bravi, ma lui è sveglio veramente quello che vede materassi. Allora, mi alzo, bravi, spero che ce la fate. Allora, l'importante in questo gioco, sai che cosa consiste? Di non perdere mai di vista quello che faccio io. Tipo, mi sono seduto, quindi... deve fare il contrario. Cioè, tu non ti devi distrarre, non ti devi mai distrarre. Mai, ok? Non ti mai. L'importante è che non ti distrai, perché se uno si. Dove vai? No, vabbè, ma io non è che devo alzare adesso, cioè io quando sono seduto mi alzo. La famiglia tutto bene, che si dice? Tutto a posto, l'importante è quello, il lavoro pure. Ma... Bravo, però vedo che lo capisci. Bravo. Barzelletta è bella per. Sì, però sei bravo a vedere. Io sono alzato, guarda là, guardalo. Allora, prendete i miei cappelli che sono là dentro. Adesso facciamo un'altra difficoltà, oltre a questo. Guarda. Dai, distribuisci un cappello ciascuno a loro. Eccolo. Facciamo al contrario. Io mi metto il cappello, voi ve lo togliete. Ma lui è sveglio veramente. Ma quanti materassi hai venduto? Se io lo tolgo, perché ti alzi? Io ho tolto il cappello. Quindi io metto il cappello, bravo, vendi materassi pure tu adesso, sei sveglio, ti vedo. Io tolgo il cappello, perché ti alzi? Non ti devi alzare, io metto il cappello, tu lo togli. Ecco. Se io lo tolgo, se io metto il cappello, cosa faccio? Io sono seduto, non guardare il cappello, solo il cappello, ecco, no, devi avere occhio, sì, occhio, che non hai, occhio, io mi tolgo il berretto, perché ti alzi ogni volta che mi tolgo il berretto? Allora, vediamo di farlo in maniera, allora, io metto il berretto, io lo tolgo,
Bravi, io lo metto e io mi siedo. Perfetto, parte con la musica. Attenzione, parti con la musica. Siediti. Ora che dove vai? Come me. Vai chiaro il film. E si stanca, giovane. Beh, che avevo più vent'anni. Dai, Angelo, guardati. Ma facciamo l'applauso, dai, facciamo l'applauso. Sono stati veramente bravi, sì. Ma adesso che si è stancato, ci fermiamo. Non lo so se posso dire questa barzelletta, ma ci sono pochi, ci sono dei bambini. Tutti a casa. Allora, facciamo l'applauso a loro, vediamo in base agli applausi, diamo il cappello, in base agli applausi vediamo chi vince il primo, il secondo e il terzo premio. Allora, votiamo per Jonathan, applauso! La famiglia. Votiamo per Vincenzo. Votiamo per Antonio! Ebbene, mi pare che abbia vinto 1, 2, 3, 3 consumazioni. Giuseppe, forse alla fine poi saranno tutti uguali. Giuseppe Piruzza offre per voi una consumazione presso il stesso senso. A dopo, ciao, complimenti, ciao, ciao Jonathan, a dopo, facciamo un applauso ancora, dai! Siamo quasi... quasi alla conclusione, avrei voluto continuare ma si era stancato Antonio. Siamo quasi alla conclusione di questo programma, andiamo a far cantare un'altra ragazza che proviene qui da Montealegro, si chiama Annalisa Piazza. Eccola qua Annalisa, eccola. Annalisa, appena fatto il tuo nome un sacco di amiche tue hanno battuto le mani in maniera così, no? Sono tue fan, no? Fans, eh? Cosa fai nella vita? Cosa studi? Canto e basta. No, scuola faccio liceo scienze umane. Sì, quanti anni hai? 14. Dove vivi? Perché non tu vivi, sei di qua però vivi, vivi fuori, no? No, no, sono proprio... Ah, vivi dentro, casa. Ma... dove abiti? Qua a Montealegro vivi? Sì. Non fuori, non al nord? No, qua. Ah, ma hanno detto che vivevi fuori. Bene, quindi queste qua sono le tue amiche? Sì. Cosa vogliamo dire a loro? Visto che hai il microfono qui sul palco ti puoi sfogare, stavolta puoi dire tutto quello che vuoi. Cosa vuoi dire? Vabbè, che le vuoi bene a tutte, giusto? Giusto. E tu solitamente quale canzoni canti? Pop. Pop? Sì. Senti, mi hanno detto un po' che tu sei stata, spiegamola, Sanremo, cos'è? Casa Sanremo. Casa Sanremo, sì. E in poche parole, io vado in un'accademia, sì, a Napoli, e sono stata selezionata per tra i 100 finalisti, di semifinalisti di Casa Sanremo. Uh-huh. È stata un'esperienza veramente bellissima, ho conosciuto persone molto qualificate, come il maestro Vessicchio, è stato bellissimo. È stato bellissimo, sì, spero sì, che lo sia altrettanto questa sera con la canzone che si chiama, si intitola? Sola di Nina Zilli. Canta Annalisa Piazza. Dormire, lo vedi fuori piovere.
c'è e questo blues, questo è il mio blues. Sola gli altri ballano e così che andrà a finire. Succede solo a quelli come me, non cerco di più. Blues, questo è il mio blues. E non importa se morirò di solitudine, ora vai, capirai che non ci sei stato mai. Io vorrei dare a te quello spazio che ti serve, ma non c'è. Annalisa Piazza, quanta bella tifoseria che ti sei portata dietro, eh? Complimenti Annalisa, del grande cosa vuoi fare? La cantante, se dovessi riuscire, perché è un, diciamo, non è facile giungere, però se si arriva già è qualcosa di importante, ok? Grazie. Va bene, ci vediamo dopo, salutiamo Annalisa Piazza. Io corro da Ambra e da Alice per sentire questi messaggi che continuano ad arrivare, sono tanti. Sì, sì, sono tantissimi. Allora, salutiamo Giorgio che è in diretta, penso da Instagram. Un messaggio ci arriva da Giuseppe Marsala, da Caltabellotta. Biagio, sei bravissimo e bellissimo. Ilenia Rizzuto dice, forza Annalisa, un bacione. Jonathan, brava. Anonimo, è un bellissimo spettacolo. Bravissimo Vincenzo, spero che tu vinca. Leonardo Todera, un saluto a Dino e Salvatore Quadrone da Nova Milanese, ottimo cibo da gustare. Franca, un applauso a Vincenzo Spataro, sei mitico. Ancora per Vincenzo Spataro, complimenti a Vincenzo Spataro, grandiosa esibizione, bravissimo. Maria scrive, Annalisa sei fantastica, grazie per la tua esibizione. Mario Romano, ciao Annalisa, sei stata bravissima, la tua esibizione è stata bellissima, un in bocca al lupo e un grosso abbraccio al sindaco Caterina Scalia. Poi abbiamo un messaggio per Ambra, sei bellissima, da Davide. Bene, facciamo un applauso a questi messaggi, poi il sindaco Caterina Scalia, siamo all'assessore, li facciamo salire mentre la giuria così farà il totale prima di fare, prima di effettuare la premiazione e poi anche perché dovremmo, Giuseppe ti chiamerò io più tardi quando... prima di effettuare le premiazioni e noi andiamo avanti perché abbiamo gli ultimi tre candidati di questa gara, di questa tornata qui a Montealegro e andiamo a presentare Adriana Cuschera. Ciao Adriana. Anche Adriana è una ragazzina che ho presentato forse qualche giorno fa, no? Dove ci trovavamo con te? A Ioppolo. A Ioppolo Giancaxio, quella a Montedoro con Diego Ioppolo. Beh, mi fa piacere che ritornate e ci rivediamo. Tu da quanto tempo canti? La domanda che ti feci anche a Ioppolo. Possiamo dire al pubblico adesso di Montealegro? Da un anno. Da un anno, quindi tu ti esibisci. Poi io noto anche questa disinvoltura che avete tutti quanti nell'esibire le canzoni. Siete così disinvolte come se... provenite da chissà da quanta esperienza. Tu canti quale canzone di solito? Di solito cosa canti? Un po' tutto, spazio un po' tutto. A casa c'è qualcuno che canta o una dote innata tua? No, mia. Tua, quindi sei l'unica a cantare in casa, no? Sì. Quindi rendi la casa allegra, no? Sì. Io quando ero piccolo mia mamma diceva che quando entravo io illuminavo una casa.
Sai perché? Perché non lasciamo le luci accese, solo per quello però. Allora, Adriana, la canzone che hai portato questa sera? Ma che freddo fa. Ma che freddo fa, per fortuna non ne fa, fa caldo, però canta Adriana Cuschera. Il sole stanco a letto presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? Tra solo un albero che foglie non ha più. Farfalla che si fiori, non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi son bruciata di fuoco del tuo grande amore, mi sento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. Grazie. Ma che brava, ma sei stata più brava di Ioppolo, ma sai? Forse l'esperienza, no? Com'è andata secondo te? Bene. So che noi ci rivedremo ancora. Sì. Quando? Vabbè, il 19, dove lo sai? A Favara ci rivedremo ancora, brava. Complimenti ad Adriana Cuschera. Facciamo un applauso a Adriana. Ebbene, dicevo poc'anzi che siamo quasi alla fine, diamo sempre spazio, diamo anche un po' di tempo alla nostra giuria per votare, quindi di volta in volta perdiamo qualche minuto, vedo le ragazze che sono anche impegnate. Io pensate, c'è un amico che vuole fare il cantante, però ha un problema abbastanza serio, anche se lui è abbastanza presente, nel senso che è massiccio, è grosso, alto, con la barba, ha il problema che ha una voce molto sottile. Pensate che questo qua tutte le mattine si reca al bar e chiede un caffè. Un caffè per favore. La gente si mette a ridere, dice, ma che è sto maccio così grosso, così barbuto, così argumene che chiede il caffè con questa voce? Lui si imbarazza, insomma, cerca di evitare le persone, di non guardare le persone che ridono. La mattina va allo stesso bar. Buongiorno, che freddo che c'è stamattina, mi preparo un caffè. E la gente si mette sempre a ridere, dice, ma sto maccio con questa voce così. Perché questo qua decide di andare dal dottore. Dice, dottore, cosa devo fare per questa mia voce? Dice, guardi, c'è una supposta americana, che la vendono solo in America, lei può mandare a ritirare, se mette questa supposta la voce torna. Ma lei me l'assicura? Sì, io gliela assicuro, però la supposta ovviamente ha una grandezza un po' particolare, immaginate quanto un microfono. Ma lei, l'importante è che la voce mi torna. Sì, con la supposta la voce torna. Si manda a ritirare questa supposta dall'America, mette la supposta e la mattina va al bar. Un caffè! La gente dice, wow, che voce che hai, dice, ma come hai fatto? Un mentressa padre. L'indomani continua, un caffè, ma con una vocione abbastanza possente. Tutti i giorni sempre, un caffè. Una mattina dimentica la supposta a casa, va al bar, dice, un caffè, oddio, ci ho dimenticato una cosa a casa, ci vengo più tardi. Se ne va a casa imbrettolito e chiede alla moglie, cara, cara, dov'è la cosa che mi ha scritto il dottore? Cara, dove sei? Dov'è la cosa?
cosa che mi ha scritto il dottore. La moglie è tutta sdraiata sul divano e dice: oh, l'hai visto? No. Va bene, andiamo avanti, andiamo. Ci sono altri messaggi da leggere? Sì, allora dai, fermiamoci, gli altri messaggi li leggi dopo perché siamo quasi in conclusione. Vai Alice. Allora, abbiamo ancora altri messaggi. Anonimo, forse Annalisa sei bravissima, hai una voce fantastica, continua così. Domenico Mulè, gentiluomo, grandiosa, bravissima Annalisa Piazza. Jonathan, Annalisa sei grande, sempre più sicura e professionista. Tony, grande Jonathan. Antonio Cuschera, Adriana stasera ha illuminato il cielo di Montallegro, hai cantato divinamente. Jessica Ingraudo, ciao Montallegro, bravissimi tutti, un saluto da Mannheim, un bacio a mio figlio Fabio. Bene, continuate a scrivere anche perché ci sono altri da trascrivere, no? Casomai li leggi anche da qua stesso, eventualmente se ti viene difficile da trascriverli, perché andiamo a presentare il penultimo concorrente di questa gara, un maschietto, si chiama Salvatore Terrazzino. Ciao Salvatore, prendiamo il microfono, eccoci, pensa la nostra bellissima Ambra. Salvatore, parliamo di te, da dove provieni tu? Da Agrigento. Da Agrigento, vieni, vieni, è la prima volta che vieni qua a Montallegro? Sì, per questi concorsi, questi spettacoli, sì, però conosco. Conosci Montallegro, sì. Sei anche venuto un po' qui a dodocchiare qualche ragazzina, no? Non proprio, però. Okay. Da quanto tempo tu canti, Salvatore? Quasi 3 anni. Sì. Cosa fai attualmente? Io studio psicologia, come canzoni mi piace più come genere pop rock. Il cantante preferito? Chi ti piace come cantante? Sono tanti, non ne ho uno preferito, Ultimo, Bublé, insomma. A me piace la sorella, beh, questo è di gusto. Allora, tu canti cosa stasera? Houston Buddy, King of Lion. Houston Buddy canta Salvatore Terrazzino da Agrigento. Grazie. Oh my, yeah.
Ecco, Salvatore Terrazzino, com'è andata? Ha visto bene, poteva andare meglio però. Vabbè. Eh no, vabbè, dai, è andata bene. Facciamo un applauso a Salvatore. Grazie. Vieni Ambra. Allora, teniamo questo microfono e andiamo a presentare l'ultima sfidante di questa gara. Diamo tempo alla giuria, mi pare che sta facendo i conteggi, mentre andiamo noi a leggere qualche altro messaggio che è pervenuto. Vai Alice. Sì, Maurizio scrive, Adriana hai cantato benissimo. Jonathan, complimenti Adriana, bella voce naturale, bravi tutti. Anonimo, Annalisa sei stata bravissima, meravigliosa, sei uno splendore. In bocca al lupo a tutti, auguro il meglio. Anonimo, complimenti Adriana, sei stata favolosa. Ancora per Adriana, Adriana sei stata bravissima. Bene, noi per par condicio, noi dopo aver dopo essere esibita Vanessa, che è la ragazza che sto per presentare, ovviamente diamo possibilità poi al pubblico di scrivere, di apprezzare, di lasciare qualche commento e poi andremo avanti con la premiazione. Quindi presentiamo Vanessa Messina. Ciao Vanessa. Come va? Sei emozionata? È meglio cantare, una volta tu hai cantato per prima mi pare, sì, adesso sei l'ultima, è meglio essere primi o essere ultimi come presentazione? Una via di mezzo. È la via di mezzo, la prossima volta ti mettiamo al centro di scaletta. Tu da dove provieni? Da Castro Filippo. Da quanto tempo canti? Lo diciamo un po' a tu questa domanda, facciamo un po', l'abbiamo fatto un po' a tutti. Un anno e mezzo. Da un anno e mezzo, però devo ammettere che nonostante abbiate una poca esperienza, no? Tra virgolette siete bravi a interpretare tante canzoni, ma soprattutto io quello che premio è la disinvoltura di come si affronta il pubblico, di come si affronta il palco. Pensate, io su Montallegro ho un concetto mio, personale e particolare, perché voi non lo sapete, lo scorso anno è uscito un mio libro, ho scritto una mia autobiografia raccontando le mie esperienze televisive, le mie esperienze con dei personaggi con i quali, famosi con i quali ho sempre a che fare lavorativamente. Per esempio lo scorso anno abbiamo fatto una puntata, ho registrato una mia trasmissione televisiva chiamandola Incanto VIP con la Ricciarelli, Orietta Berti, Sandra Milo, Katia Carmen Russo, insomma una serie di VIP. Allora ho raccontato anche l'esperienza, cosa significa avere a che fare con questa gente, e io fra me e me dico sempre, ma chi lo avrebbe detto mai di diventare poi un giorno amico di questi cantanti che io guardavo solo in televisione o a tempi quando facevo piano bar, cantavo le loro canzoni. E Montallegro è segnato pure nel mio libro, perché voi non lo sapete, non lo potete mai sapere, non lo potete nemmeno immaginare, ma io avevo la coda, i capelli lunghi, le giacche colorate e un furgone parcheggiato qua dietro. C'ero io nel mio primissimo spettacolo quando salì per la prima volta sul palcoscenico e con una voce da là dentro ho detto ecco a voi, Biagio De Martino, ero sempre io che mi autopresentavo ed è stata la mia prima esperienza. Cantai la prima canzone L'amico è come inno all'amicizia, il pubblico di Montallegro rispose bene, quella canzone mi ha portato fortuna che diventò poi per 18 anni è stata la mia sigla di apertura delle mie puntate televisive. Nel mio libro ho appunto specificato che la mia prima esperienza sul palcoscenico moltissimi anni fa l'ho avuto proprio nel paese di Montallegro quando un impresario mi chiamò, mi fece cantare qui sul palco. Quindi fate un applauso, diciamo, a questa situazione montallegrese che ho molto a cuore e mi auguro che non sia l'ultima, perché è stata la prima, mi auguro che non sia l'ultima, mi auguro che ce ne siano ancora tante. Poi tra l'altro con l'assessore Piruzza, perché è molto attivo, molto presente e molto vivace, mi raccontava che ha tantissimi progetti per i montalegresi anche per quanto riguarda l'inverno e il Natale. Io ho detto a Giuseppe, guarda, facciamo le cose con calma, terminiamo quest'estate, perché noi con questo programma finiamo, pensate, il giorno 20 settembre finiremo a Genk in Belgio, proprio finendo il tour, diciamo, della mia manifestazione estive targate 2019. E quindi poi, una volta andati in Belgio, tornati, facciamo il programma, dico poi ne riparliamo. Quindi l'assessore Piruzza è molto, ma molto, credetemi, molto, molto, molto attivo. Facciamo un applauso a Giuseppe
Spinuzza. Allora Vanessa, andiamo direttamente a cantare, cioè, lei guardava, cioè, ma a me, di tutto questo che dici, ma che me frega, no? La canzone che canti qual è? È Luce. Luce, concludiamo bene, no? Luce canta Vanessa Messina. Vanessa Messina che conclude così questo festival qui a Montallegro. Adesso vediamo, decreteremo i vincitori, ma perdiamo un attimino di tempo, diamo anche possibilità alla giuria innanzitutto di verdettare quanto visto stasera e poi vediamo anche per quanto riguardano i messaggi che stanno ancora pervenendo. Quindi Ambra,
Ambra, diamo, passiamo questo microfono. Cosa vogliamo dire dando a questo pubblico? Diciamo grazie, no? Grazie. Sei fidanzata tu? No, ancora. Ancora no? Arriverà. Ciao Vanessa. No, dico sei fidanzata perché io quando ero ragazzo, no? Raccontiamo, non è una barzelletta, questa è la storia vera. La raccontiamo per perdere solo qualche minuto di tempo prima di chiamare tutti quanti qui sul palco. Io quando... ci sono dei messaggi, sì. Scriviamo anche gli ultimi perché ha cantato Vanessa, abbiamo possibilità che arrivino pure per lei. Quando ero ragazzo io ero convinto che la fidanzata, oltre che piacere a me, doveva piacere pure a mia mamma. Era difficile trovare una ragazza che piaceva, doveva piacere a mia mamma pure, no? Io provenivo da Palermo quando andavo a abitare a San Biagio e non è che conoscevo poi così tanta gente, però mi fidanzai. Allora ho detto a mia mamma, dico, sai, mi sono fidanzato con una bella ragazza. Tu adesso domenica, per farti vedere chi è domenica, vieni in piazza, perché si usava di San Biagio la domenica a fare le passeggiate nel corso principale. Tu vieni, io passeggio con lei, la guardo e poi mi dice se ti piace. Mia mamma scese con mio padre in piazza e io, convinto che lei tornando a casa adesso mi dice: mamma mia che bella ragazza, complimenti, hai scelto la più bella del paese. Ma quale? Ma quale? Quando sono arrivato a casa ho detto: ma ti è piaciuta? Dice sì, mi è piaciuta, però sai, ce n'erano di belle ragazze in giro, ho visto a questa, a quella, quella, quell'altra, insomma la ragazza la mise almeno al 12° posto. Io avevo capito che non le piaceva e già ero un po' demoralizzato, infatti quando con la ragazza uscivo lei stessa mi diceva: ma non sei come prima, non lo so, c'è qualche problema? Dicevo sì, problemi in famiglia, che dovevo dire? Allora la lasciai e poi mi feci fidanzato. Dopo un altro po' di tempo, sempre con un'altra ragazza, sempre del mio stesso paese. Adesso a mia mamma le dico: mamma, mi sono fidanzato con una ragazza, ma stavolta sì, è bellissima. Tu pensa che ha gli occhi chiari, i capelli mossi, è alta. Questa sì, ma non quella che avevo prima. Scendi in piazza con papà che la vedi. Mia mamma con mio padre puntuale scesero in piazza, guardarono la ragazza. Allora mia mamma mi fece un sorrisetto. Io ero convinto adesso di andare a casa. Mia mamma mi dirà: stavolta sì, hai trovato quella giusta per te, mi piace. Ma quale? Vado a casa, ho detto: ma ti è piaciuta la ragazza? Sì, mi è piaciuta, però in base a come me l'hai descritta tu, non è che, cioè, me la immaginavo in maniera diversa. Tu forse me l'hai descritta molto più bella, molto più graziosa. La ragazza pure mi diceva: ma ultimamente ti vedo cambiato, perché? Problemi in famiglia. E l'ho lasciata pure. Pensate, dopo un po' di tempo, in un paese qua vicino, proprio vicino a Montallegro, conobbi una ragazza, c'era un concerto di Pierangelo Bertoli, ricordo, vidi una ragazza che somigliava a mia madre, le somigliava tantissimo, ho detto: mamma mia, se mi faccio fidanzato con questa qua le piacerà sicuramente, dico, è uguale a mia madre, mi fa quasi impressione, la volevo quasi chiamare mamma. Mi fidanzo con questa ragazza, la porto un giorno, dopo un mesetto, la porto nel mio paese, ho detto a mia mamma: te la faccio conoscere, sono sicuro che ti piacerà. Mia mamma la vide, stavolta per fortuna quando andai a casa mi ha detto: hai trovato la ragazza giusta per te, mi piace un sacco. Fra me e me dico: grazie, siete uguali, vi somigliate. Ma c'era un altro problema: siccome somigliava a mia madre, non piaceva a mio padre, e quindi la dovetti lasciare pure. E poi insomma, quando mi sposai non gliela feci conoscere a mia moglie una settimana prima. Va bene, facciamo un applauso a tutti quanti a questa magnifica serata. Andiamo a leggere gli ultimi sms e poi facciamo salire l'assessore Piruzza con il sindaco Caterina Scalia. Prego Vanessa. Ambra. Alice, vabbè, ma oggi dai, tranquilla. Allora, un messaggio da Anna Maria: complimenti a tutti, bravissimi, in particolare Rosetta Marrella e la ragazzina di Castelvetrano di cui non ricordo il nome. Arianna. E Annalisa Piazza, bravissime. Da anonimo: complimenti Salvatore, continua così. Adriana: mentre cantavi sul palco è caduta una stella, ha attraversato il cielo sopra il palco, spero che questa stella porti fortuna e faccia arrivare il tuo sogno, siamo orgogliosi di te, sei bravissima, meriti tutto quello che stai vivendo in quest'anno di canto. Ancora da anonimo: una voce particolare, un timbro mai sentito prima, i miei più vivissimi complimenti a Salvatore Terrazzino, questi sono i giovani che vogliamo vedere e sentire in TV a cantare. È vero, è stato bravo, sì. Luigi Nigro: sei bravo come conduttore Biagio. E infine abbiamo Davide: complimenti alle veline e le vincitrici siete voi, grazie. Eh sì, un messaggio per loro in effetti mancava, ma fategli un applauso e poi sveliamo per chi non è di Montallegro: sono due bellissime sorelle. E poi si vede perché lei le somiglia di più, secondo me, o no? Lei ti somiglia di più?
Vabbè, è lo stesso, no? Allora, facciamo salire l'assessore Piruzza con il sindaco Caterina Scalia. Fate un applauso, assessore sindaco, mentre la giuria conclude con l'ultima votazione, con il conteggio finale. E così diamo, vediamo chi porteremo a Roma ad esibirsi sulla 4, su questa trasmissione nazionale che partirà a gennaio tutte le domeniche pomeriggio. Quindi vedrete che presenterò tanta gente, sarà un grande varietà, saranno tanti cantanti provenienti da tutta Italia, quindi da Vercelli, Rovigo, Milano, Firenze, Torino, ma ce ne saranno tanti altri che sono provenienti appunto dalla Sicilia. Facciamo un applauso all'assessore Piruzza e al sindaco Scalia. Sindaco, per la prestazione microfonica ci rivediamo per la seconda serata, ci siamo promessi di vederci questa sera. Il pubblico Montallegro è presente, anche la di fuori, benvenuti a quelli di fuori, eh sì, sono tanti. Diciamo, diamo un commento così, come dire, all'estate e in particolar modo a quella, alla serata alla quale ha assistito questa sera. Sì, è una serata meravigliosa, veramente, i complimenti a tutti che si sono esibiti, siete bravissimi veramente. Questa sera è particolare perché con l'assessore abbiamo proprio parlato di questo, daremo la possibilità a questi nuovi talenti di andare in televisione e fare strada e farsi conoscere, perché lo meritate, siete veramente bravi. Non è la solita coppa che si suole dare, ma è il solito premio, e infatti una possibilità è in più. Chissà, il prossimo anno possibilmente faremo poi una gara solo ed esclusivamente i ragazzi di Montallegro. Si potrebbe anche organizzare questo. Sì, sarebbe un'idea. Assessore Piruzza, molto impegnativo, molto impegnato, impegnativo lo spettacolo, impegnativo all'estate, impegnato in prima persona perché in prima linea a fare sia da assessore anche da, tra virgolette, anche un po' di operaio, no? Io volevo dire questo, che la musica di questa sera dà tante grazie, cioè a mio parere c'è l'ospitalità sia per chi produce la musica che anche chi la riceve, proprio perché Montallegro è un paese accogliente e lo si vede dal fatto di, diciamo, che sono presenti tantissimi montallegresi, tanti turisti, tanti emigrati, quindi vuol dire che il nostro messaggio, diciamo, è arrivato. Sono contento del risultato che abbiamo ottenuto perché, come diceva il sindaco, il primo classificato andrà sulla 4. Questa è una manifestazione questa sera che produrrà, diciamo, supererà un limite che è quello di andare in televisione, quindi senza provino il primo classificato andrà in televisione. E senza quota di iscrizione, perché c'è anche una quota di iscrizione. E soprattutto, dico, potremmo essere visti anche al di fuori, perché questa bellissima vetrina di artisti, ecco, di cantautori, e questa bellissima vetrina che è Montallegro, ecco, per quello che abbiamo, perché ricordiamo, noi siamo a mezz'ora dalla Valle dei Templi, a mezz'ora da Sciacca, abbiamo il Museo della Civiltà Contadina, il mare, le calcare, il Monte Suso, c'è la possibilità appunto di promuovere Montallegro non solo a Montallegro ma anche fuori. E ringrazio Biagio, perché qualsiasi progetto richiede sinergia e laddove c'è sinergia i risultati si vedono. Grazie. Grazie a voi. Allora, Giuseppe, avete finito? Venite, salite tutta la compagnia dei giurati che abbiamo presentato, adesso li conosceremo personalmente, e salite anche tutti i candidati, perché c'è un premio di partecipazione per tutti i cantanti, quindi salite qui sul palco. Perché abbiamo appensato l'assessore Piruzza, tutte le volte che lo chiamavo, una volta si trovava in tipografia, qualche volta si trovava a attaccare i manifesti, qualche volta a parlare di organizzazioni per quanto riguarda la burocrazia, no? E quindi alla fine la serata, sindaco, la serata stasera, mi auguro che le sia piaciuta. È stato veramente un successo, complimenti a tutti, veramente, grazie. Mi fa piacere, grazie. Grazie a voi per averci ospitato qui stasera. Ecco, facciamo un applauso ai nostri cantanti, ai nostri giurati. Allora, Ambra ed Alice, voi intanto diamo le medaglie a chi ha partecipato indistintamente, perché questo è un premio che andrà a tutti i concorrenti. Allora, Presidente della giuria, prego, un passo avanti. Intanto mi ha fatto
diciamolo, ci conosciamo da tempo, ma ha fatto piacere intanto ritrovarti qui questa sera. Questo è piacere pure mio, quindi figo. Buonasera a tutti. Come sono stati i cantanti? Allora, devo naturalmente ringraziare tutti, perché in effetti siete stati tutti bravi. Però giustamente qua si poteva soltanto premiare una persona soltanto per andare naturalmente a queste selezioni di Roma. È stato un po' difficile, devo dire, però in effetti ci siamo riusciti. Allora, prima di... Ah, ho capito. E me li date gli altri due? No, cioè, siccome pensavamo che era soltanto per una, uno è il vincitore in assoluto. Siccome ce l'abbiamo qua scritti, sì. Quindi non scappa niente, vero dottore? Non scappa niente, ce l'hai lì. Scrivi. Sì, assolutamente sì, secondo un minuto di pazienza, che io pensavo che magari era soltanto il primo che doveva essere selezionato. Si raggiunge facilmente con i conteggi. Vabbè, certo. Intanto, Giuseppe, anche per te l'amministrazione comunale ha avuto quella sensibilità di dare un riconoscimento in quanto cosa, Giuseppe? Da quest'anno in pensione, quindi lui... che bello! Abbiamo pensato anche questo. Ma no, questo devo dire una cosa. Sì, gli altri premiati, gli altri assessori, il presidente del consiglio, se sono qua, dico, sono pregati di salire per così per le premiazioni. Quindi presidente del consiglio e altri assessori, salite sul palco. No, io devo dire una cosa, in effetti che hanno pensato, io devo ringraziare sia l'assessore all'amministrazione comunale. Io ho iniziato la mia carriera scolastica qua. Nel 1979 in quella scuola lì, quindi parliamo di 40 anni fa. Pensavo che, sì, grazie, anche tu ci sei detto, eh? Comunque non pensavo di andare in pensione, perché uno che inizia giovanissimo è difficile che possa pensare di andare in pensione. Io mi ricordo colleghi come Pepe Gangarossa, che non c'è più, o Didi Caruana, che in effetti eravamo colleghi in quel periodo. Quindi, e poi i ragazzi, la cosa più strana qual è? I ragazzi, siccome giocavo al pallone qua, mi chiamavano tutti Peppe Longo, Peppe Longo, Peppe Longo. Arrivato a scuola dice, ma come lo dobbiamo chiamare? Dico, almeno professore, dipendiamo. Sai, noi ci siamo conosciuti tantissimi anni fa, ma io non ti chiamavo Peppe Longo fra me e me. Io ti rappresentavo, ti raffiguravo di un personaggio noto, ti chiamavo Claudio Cecchetto. Sì, sì, in effetti c'è questa rassomiglianza, ma tanti anni fa, adesso no, perché siamo diventati tutti e due vecchi, il naso si è allungato un pochettino, i capelli cominciano a essere tutti bianchi. No, Claudio Cecchetto, la vendetta, facciamo. Ma c'è stato un momento. Allora, avete già segnalato secondo e terzo. Noi adesso prendiamo il terzo classificato, la targa del terzo classificato. Gli assessori allora, sono terzo saliti. Classificato. Aspetta, premi proprio tu, Giuseppe. Ah, addirittura. Quindi sì, premi tu, il terzo, vieni, Ambra. Dice. Allora, terza classificata è Samuela Piavullo. Stacchetto e applauso per Samuela Piavullo. Sì. Eccoci, sì. Adesso premiamo il secondo classificato. Ambra Lice. No, perché questa ha un nome difficile. L'assessore. Si chiama... Aspetta, l'assessore. Premia l'assessore Giuseppe Piruzza. L'ho capito. Prepariamo lo sacchetto e il vostro applauso. La classificata è Arianna Giacontieri. Arianna Giacontieri da Castelvetrano. Brava Arianna. Ambra Alice, chiunque tu sia, porta qua il primo premio al sindaco, perché stiamo per eleggere il vincitore in assoluto. E sono emozionato a dirlo. Allora, se c'è un rullo dei tamburi lì, forza! Facciamo
Allora, prima classificata è donna. È donna. L'abbiamo capito. Si chiama Annalisa Piazza. Annalisa Piazza, stacchetto, applauso. Brava Annalisa, Annalisa Piazza, complimenti, ma complimenti anche a tutti. Prendiamo la targa, quella del professore Longo, che ovviamente è un riconoscimento che l'amministrazione vuole dare, vuole omaggiare per la pensione. Ecco Giuseppe, questo da parte tua, per te, da parte dell'amministrazione comunale. E poi Giuseppe, ci sono altre targhe? Al sindaco per l'impegno manifestato, che abbiamo collaborato, quindi in queste bellissime serate, e pensiamo di organizzare altri eventi perché siamo ben lieti. Ecco, questo. Sì, allora la targa del sindaco gliela consegno io al sindaco. Eccola qua. Al sindaco più bravo della provincia di Agrigento. Caterina Scalia, facciamo un applauso al sindaco. Complimenti sindaco. Altre targhe, però mancano i premiati, no? Sì, allora c'è questo qua per l'assessore Pinuzza. Ve lo consegnate voi due, le nostre magiche veline. Premiate l'assessore Pinuzza entrambe. Eccolo qua, vieni Giuseppe, fai un passo in avanti. L'assessore Pinuzza, facciamo un applauso. Stacchetto, sempre accompagniamo la targa dell'assessore Pinuzza. C'è il Presidente del Consiglio, è qua? Il Presidente del Consiglio, c'è? Non lo vedo, no. Poi c'è l'assessore Schembri e l'assessore Tutto il Mondo. Ci sono gli assessori qua? Ce li portiamo noi queste targhe, le ricicliamo? Non ci sono gli assessori? Ci penserete voi. Bene, allora, a questo punto facciamo un applauso a tutti quanti ai premiati. Ovviamente quando ci sono dei vincitori purtroppo devono esserci quelli che purtroppo non vincono. Sono stato felice di trovarmi qui a Montallegro, un saluto a tutti, vi auguro una buona notte e arrivederci alla prossima, ciao a tutti!